Commissione studentesca che sabato a Potenza ha incontrato Renzi attacca dal Premier solo battute alle nostre domande. Qualcuno, denunciano, ha provato a farci passare come promotori della riforma costituzionale. Tappa lucana per il tour Io dico no del Movimento 5 Stelle. Dopo l'arrivo in treno alla stazione centrale, il comizio in piazza Maffei a Potenza. Gestione dell'acqua: in Basilicata i comuni più piccoli investono di più, e quanto emerge dall'ultima ricerca condotta da Open Polis, che fa salire sul podio San Paolo Albanese. A 100 anni dalla nascita di Albino Pierro, Tursi ha celebrato il suo poeta con una 2 giorni ricca di contributi. Nel nostro spazio dedicato allo sport, il resoconto della domenica con approfondimenti e servizi a cura di Manuel Scalese. Ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV in apertura nel nostro TG. Torniamo a parlare della visita di Renzi a Potenza. Gli studenti che sabato sono stati ricevuti dal Presidente del Consiglio denunciano: ci siamo sentiti strumentalizzati. Mara Risola ha sentito per noi il rappresentante della Consulta studentesca Michele Fasanella. Allora sentiamo tutti i particolari nel servizio. Strumentalizzati dal recente incontro a Potenza con il Premier Matteo Renzi, dal quale non avrebbero ricevuto risposte. Dalle foto in cui sono stati ritratti con il capo del governo, postate con l'hashtag Basta un sì, che qualcuno avrebbe utilizzato lasciandoli passare per supporter della riforma. Ma gli studenti non ci stanno a essere strumentalizzati, soprattutto dopo che in occasione della venuta a Potenza di Matteo Renzi presso il Teatro Don Bosco, per tenerli lontani dalla piazza sono stati finanche confinate nel parco Baden-Powell. E così la delegazione studentesca, composta da 6 ragazzi che ha avuto l'occasione di incontrare Renzi, ha voluto precisare non solo la propria posizione, che era e resta ferma sul no alla riforma costituzionale, ma soprattutto le modalità dell'incontro con Renzi. Abbiamo parlato in generale di riforme e in modo particolare della riforma costituzionale, di ciò che comporterà la Basilicata. Il Presidente non ha risposto in modo adeguato a tutte le nostre domande, ha più che altro girato intorno all'argomento e si è risposto con molti slogan, quindi non usciamo in maniera del tutto esaustiva da questo incontro. Crediamo di essere stati strumentalizzati perché noi, chiusi un'intera mattinata in un parco per volere dei dirigenti del Partito Democratico di Basilicata, abbiamo ottenuto l'incontro di una delegazione con il Presidente Renzi, ma eravamo comunque lì per esprimere il nostro disappunto e per manifestare le ragioni del nostro no. Invece noti esponenti del Partito Democratico hanno dichiarato che eravamo lì a sostegno del sì ed era una delegazione di studenti vicino al Presidente. Quindi noi smentiamo categoricamente tutto questo. Un organo di informazione online, il consigliere regionale Vito Sant'Arsiero, poi, postando foto sui social dell'incontro tra Renzi e gli studenti, le avrebbero accompagnate con l'hashtag Basta un sì, facendoli passare in questo modo come supporter della riforma. A questo si aggiunge la critica degli studenti nei confronti della venuta in Basilicata di Renzi, occasione in cui di tutto si sarebbe parlato fuorché di petrolio e Basilicata. Però noi ci teniamo anche a specificare che una volta finito l'incontro il Presidente ha detto: va bene ragazzi, voi per il no, io per il sì, amici come prima, però facciamoci una foto ricordo, quindi comunque la selfie o le foto che sono state fatte era anche perché mi sembrava giusto ringraziare il Presidente del Consiglio che ha comunque ricevuto questo studente. Il Presidente nel discorso tenuto al Teatro Don Bosco non ha proprio menzionato il titolo quinto e ha giustificato la questione dicendo che ne ha già parlato con tutte le stampe. Io avrei chiesto scusa ai lucani, soprattutto per i 4 comitatini e per le frasi di sdegno alla comunità lucana. E parliamo ancora del referendum del 4 dicembre prossimo. Stamane a Potenza il tour Io dico no del Movimento 5 Stelle. Il servizio è di Carla Zita. Stanno girando l'Italia in treno per informare i cittadini sul perché votare no al prossimo referendum del 4 dicembre sulla riforma costituzionale voluta dal governo Renzi. Hanno fatto tappa anche a Potenza i parlamentari del Movimento 5 Stelle che, scesi dal treno, hanno poi raggiunto il centro storico di Potenza per un comizio in piazza Maffei. Tra i parlamentari Roberto Fico e Di Lucani, Petruccelli e Liuzzi. Perché una riforma che, se in caso passasse,
leverebbe un diritto a tutti i cittadini, che è quello di votare il Senato della Repubblica, perché voglio ricordare a tutti che con questa riforma il Senato della Repubblica rimane con i suoi costi, rimane perché può intervenire nelle leggi, può chiamare leggi a sé dalla Camera dei Deputati, quindi il Senato rimane, ma non rimane più ai cittadini il diritto di votarlo. E a chi passa questo diritto? Ai partiti politici, che nelle stanze segrete dei consigli regionali leggeranno tra di loro i consiglieri regionali che saranno i nuovi senatori della Repubblica. È un'assurdità. È importante che la Basilicata, così come tutta Italia, abbia un piano energetico nazionale alternativo, come noi stiamo sviluppando e che abbiamo presentato in Parlamento, un piano che si svolgerà nei prossimi 20 anni e avrà delle applicazioni ogni 5, in cui la Basilicata sicuramente è una delle prime regioni a cui verrà applicato. Ai cittadini sono state illustrate le ragioni del no alla riforma e non sono mancate critiche al Premier Renzi e ai politici lucani, tra cui il governatore Pittella ed il presidente del Consiglio regionale di Basilicata Mollica, condannati dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'inchiesta sui rimborsi. Ho restituito volontariamente 200.000 euro, questi se li sono fregati 240.000 euro. Sono cose davvero che se ne dovrebbe parlare continuamente, invece no. Ma uno dice, vabbè, fregano soldi, ma sono almeno bravi. No, nemmeno quello, perché anche recentemente la Corte dei Conti, che sembra ormai il castigatore ufficiale della Regione Basilicata, ha detto che il bilancio previsionale del 2015 era sbagliato. E passiamo alla cronaca. Un uomo di 68 anni di San Fele, Giovanni Limone, è stato trovato privo di vita ieri nei boschi in località Amendolella. A causarne il decesso potrebbe essere stato un collasso di tipo cardiaco. In un primo momento si era parlato di un incidente di caccia, in particolare dell'aggressione da parte di un cinghiale, ma l'uomo, come riferisce il medico legale, non presentava alcun segno di aggressione sul corpo. Ed ora parliamo di gestione dell'acqua in Basilicata. I comuni più piccoli investono di più, e quanto emerge dall'ultima ricerca condotta da Open Polis, che fa salire sul podio San Paolo Albanese. Sentiamo i dettagli nel servizio di Michelangelo Russo. Nei primi 15, fatta eccezione per Muro Lucano, ci sono i comuni più piccoli. In questo senso non è un caso che in testa ci sia proprio San Paolo Albanese. Nuova classifica a cura di Open Polis, che questa volta ha preso in esame la spesa degli enti locali per i servizi idrici. Cifre variabili anche perché molto spesso si tratta di spese sostenute da aziende partecipate. In ogni caso, analizzando i consuntivi del 2014, emerge come per acquedotti, tubature o impianti di erogazione, più in generale per la gestione dell'acqua, il comune di San Paolo Albanese faccia registrare una spesa pro capite piuttosto alta, pari a 303,72 euro, risultando 191esimo nella classifica italiana, un dato impressionante, legato probabilmente anche a investimenti per infrastrutture. Al secondo posto il comune di Brindisi di Montagna, con 190,59 euro pro capite, terzo invece Aliano, 173,96 euro pro capite. Nelle retrovie invece le città lucane, che a fronte di una popolazione più numerosa risultano attardate in questa graduatoria particolare. In 15 casi invece, comprese le grandi città come Matera, Melfi e Policoro, dalla lettura dei bilanci alla voce servizi idrici non emerge addirittura alcuna somma stanziata nel 2014. Per il resto Bernalda è 26esima e destina ai servizi idrici una somma di 20,83 euro pro capite. Più indietro Pisticci, 14,48 euro pro capite, mentre è decisamente inferiore la spesa, stando ai bilanci comunali, in altri grandi centri come Lauria, 2,39 euro pro capite, Venosa, 1,69 euro pro capite, Rionero, 1,08 euro pro capite e Lavello, 1,07 euro pro capite. L'azienda sanitaria di Potenza ha organizzato oggi la giornata della trasparenza. All'evento promosso nella sede ASP di Via della Fisica hanno preso parte gli utenti del servizio sanitario, gli esponenti delle associazioni, del mondo imprenditoriale e delle istituzioni di Basilicata. L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di assicurare il coinvolgimento degli stakeholder, ovvero dei cosiddetti portatori di interesse, garantendo una migliore ed approfondita conoscenza dei diversi temi legati
legate alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, la promozione e la valorizzazione del concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione. Fa sapere l'ASP, mira ad individuare quali siano le informazioni di concreto interesse per la collettività al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale. E l'assessore alla sanità della Regione Basilicata, Flavia Franconi, e il direttore generale dell'ASP, Giovanni Battista Bocchicchio, si sono sottoposti oggi a vaccinazione anti-influenzale per sottolineare l'importanza di ricorrere ai vaccini per prevenire molte malattie. Gli uffici igiene delle aziende sanitarie sono disponibili ad effettuare i vaccini soprattutto alle categorie speciali, la cui tabella è consultabile sui siti dell'ASP e dell'ASM. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Elenco sì, l'elenco di casa tua. Ti stiamo portando a casa e anche in azienda la nuova edizione di Elenco sì. Elenco sì, più informazioni, più chiare, più avanti. Elenco sì, l'elenco di casa tua. Segnala ingiustizie, disservizi ed eventi e manderemo in onda i tuoi video nella nuova TG. Contatto diretto con la nuova TV. Manda foto e video al nostro numero WhatsApp 346 8353 824. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG con lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Come sapete, a giorni prenderà avvio a Potenza la terza fase della raccolta differenziata che interesserà tutti i rioni dell'area nord-ovest della città, e cioè Cocuzzo, Poggio Tregalli, Malbaccaro, Macchiagiocoli, parte alta di Rione Risorgimento, via del Gallitello, via del Seminario Maggiore, via Isca del Pioppo e contrada Rossellino. L'ACTA, questo quanto ci fa sapere un nostro telespettatore, aveva posto sui cassonetti un avviso, ovvero che gli stessi, come si vede dalla foto che ci è stata inviata, sarebbero stati tolti dal 23 novembre e sostituiti con i nuovi, ma i cassonetti in alcune zone in cui prenderà avvio la differenziata sono stati già tolti da ieri. Questo comporterà, denuncia il nostro telespettatore, che in zona per ben 4 giorni nessuno potrà buttare i rifiuti, una situazione inaccettabile soprattutto per ristoratori ed esercenti commerciali. A 100 anni dalla nascita di Albino Pierro, Tursi ha voluto celebrare il suo poeta con una 2 giorni ricca di contributi. Ce ne parla Cristina Libonati. Tursi ha celebrato il centenario della nascita di Albino Pierro, il poeta tursitano che, partendo dalle radici della propria terra, con i suoi versi ha fatto conoscere un mondo affascinante e suggestivo attraverso l'uso del dialetto. Le sue opere continuano ad attirare l'attenzione di critici e studiosi. Era poco conosciuto qua nei dintorni ed era più conosciuto all'estero che qui in Basilicata e in tutto il meridione. Per cui per noi è molto importante, e poi questo anche è stato un traguardo del centenario, ricordarlo e ricordare soprattutto la nascita, perché per noi è la nascita di un grande poeta. Io in qualità di presidente noto una cosa, che chiunque mi si presenti a visitare la casa del poeta ne resta affascinato, e chiunque si accinge alla lettura di Pierro ho visto proprio che restano folgorati, nel senso buono logicamente. Nel corso della 2 giorni dedicata al poeta, che per 2 volte sfiorò la vittoria del premio Nobel per la letteratura, nella sala conferenze Benedetto XVI sono intervenuti studiosi e rappresentanti istituzionali che hanno ricordato la figura di Albino Pierro, il ricordo più importante nelle parole della figlia. Mio padre era un personaggio particolare, diciamo, severissimo in apparenza, ma dolcissimo nella sostanza, almeno con me, essendo io figlia unica e anche femmina, diciamo, c'è stato un rapporto molto forte nello stesso tempo conflittuale, perché un po' la sua possessività e la sua caratteristica di uomo del sud
ha influito moltissimo sulla mia vita. Durante la prima serata è stato presentato il volume E non mi fermo, edito da Orecchio Acerbo, che raccoglie 10 poesie di Pierro. Nella serata conclusiva, la presentazione delle ristampe anastatiche di 3 opere di Don Albino ha fatto seguito un approfondimento curato dal giornalista Rocco Brancati. Albino Pierro, una storia normale, una storia di un uomo che si è costruito da sé, una storia poetica che è fortemente radicata nella realtà. La poesia di Albino Pierro è una poesia realista, racconta la vita ordinaria in un modo straordinario. Stamane nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro a Potenza la celebrazione di una messa officiata dall'arcivescovo metropolita Monsignor Salvatore Ligorio in occasione delle ricorrenze della Virgo Fidelis, del 75esimo anniversario della battaglia di Curco Alber e della giornata dell'orfano. Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili, militari e religiose. La celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei carabinieri, ricade annualmente il 21 novembre, data della battaglia di Curco Alber. Il 21 novembre, infatti, la ricorrenza di un glorioso fatto d'arme avvenuto nel 1941 in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale, che si concretizzò nell'eroica difesa del caposaldo di Curco Alber da parte del primo battaglione carabinieri. Per quell'atto di eroismo fu conferita la bandiera dell'arma alla seconda medaglia d'oro al valor militare. In ricordo dello stesso evento, Papa Pio XII nel 1949 ha riconosciuto la Vergine Maria con il titolo di Virgo Fidelis come patrona dell'arma dei carabinieri. E siamo alla pagina degli eventi. Sabato all'Auditorium del Conservatorio la 16ª edizione del Festival di Potenza. Nel corso dell'iniziativa assegnati inoltre i premi Thalia. C'era per noi Carla Zita. Un mix di generi musicali diversi e tanta comicità ha intrattenuto il pubblico presente al Conservatorio Gesualdo da Venosa, dove si è svolta la 16ª edizione del Festival di Potenza, presentato da Ettilia Giordano. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Culturale Mabel, sarà trasmessa da 80 emittenti di tutta Italia che la riproporranno nei loro palinsesti. Ad aprire la serata l'esibizione del direttore artistico del festival, Mario Bellitti, a seguire artisti già noti al grande pubblico insieme ad artisti meno noti. Sul palco, tra gli altri, anche la Fantastic Fly Poo Tribute Band. Tra le novità, la partecipazione di Andrea Andrei, famoso non solo nella Repubblica Ceca, ma anche in altri paesi dell'Est Europa. Testimone della musica etnica è stato invece Graziano Accinni, conosciuto e più per la sua lunghissima collaborazione come chitarrista di Mango e che si è esibito con Tribù Lucane. Nel corso della serata al direttore artistico del festival è stata consegnata una targa a riconoscimento del suo impegno professionale con il quale lavora per la riuscita della manifestazione. Durante la serata assegnati poi i premi del Centro Studi Turistici Thalia alla società Winfly, che ha annunciato un evento in programma il 7 dicembre prossimo presso la struttura aeroportuale di Pisticci per firmare un'intesa di partenariato tra provincia e comune di Matera e provincia e comune di Salerno. Premiata anche l'associazione Wattaniere, impegnata per la valorizzazione delle cascate di San Fele, la Proloco di Avigliano e la Proloco di Agromonte Latronico. E in chiusura qualche appuntamento previsto nel pomeriggio e in serata. A Potenza, al Parco Elisa Claps, alle 16.30 verrà collocata una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Sempre a Potenza, al Museo Provinciale di Via Ciccotti, alle 17.00 incontro sulle ragioni del no al prossimo referendum con il senatore Maurizio Gasparri, e si discuterà di referendum anche al Circolo Culturale Jacques Maritain di Potenza, appuntamento alle 18.00. E da parte mia è tutto, ora la linea a Manuel Scalese per le notizie sportive. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Buon
Buon inizio di settimana e ben ritrovati dalla redazione sportiva della Nuova TG. Apriamo con i riflettori tutti puntati sul calcio e sulla Lega Pro, con il Matera che crolla contro la Fidelisandria. Dopo 2-0 consecutivi, i biancazzurri non riescono a centrare il successo, uscendo così sconfitti dal degli Ulivi grazie al sigillo di Aia. Il Matera cade in casa della Fidelisandria rinnovando le difficoltà sotto porta. La prima occasione del match arriva solo al 20° ed è di Marca Pugliese. Punizione tagliata di Mancino, Alastra respinge male e Matera calcia alto. Al 36° si fanno vedere i padroni di casa. Alastra si supera deviando in angolo. La conclusione velenosa di Annoni, abile a calciare a rete dopo la ribattuta della difesa materana sul tentativo di Volpicelli. È il preludio al vantaggio dei locali. Calcio piazzato di Mancino, Matera manca la sfera e Aia anticipa in grosso e supera l'Astra per il colpo dell'1-0. È il 44° e per il Matera si mette male. A inizio ripresa Auteri toglie Di Lorenzo dentro dei rosi e biancazzurri che passano al 3-5-2 a trazione anteriore. Il cambio di passo c'è, i lucani vanno anche a segno due volte con Negro e Armellino, ma in entrambe le occasioni il direttore di gara annulla per falli commessi sui difensori dell'Andria. Al 16° Negro ruba palla e serve Iannini, conclusione di prima intenzione e sfera sul fondo. Auteri si gioca anche la carta Mirko Carretta, fuori lo spento Armellino e si ripassa al 3-4-3, ma sono i padroni di casa a rendersi ancora pericolosi con Cianci, entrato al posto di Volpicelli. De Rose rifila poi una manata a Cruz, rosso diretto e titoli di coda con la sconfitta che apre una mini crisi di risultati in casa Matera. E passiamo all'altra lucana impegnata nel girone C con amaro in bocca in casa Melfi per l'ennesima vittoria sfumata alla fine con Foggia che ha eluso i gialloverdi, poi raggiunti dal colpo di testa dell'ex di Scignano. Vibonese e Melfi si accontentano di un punto a testa che non migliora affatto la classifica di entrambe. Dopo quasi 10 minuti di attesa a causa di un problema a una delle due porte, il match prende il via ed è subito la Vibonese a rendersi pericolosa. All'11° Saraniti controlla la sfera e la difende dalle spallate di Bruno prima di scaricare in porta. Conclusione apprezzabile ma fuori misura. Prima del duplice fischio del direttore di gara arrivano le prime vere occasioni da rete. Al 37° Saraniti angola la conclusione, bene imbeccato dal positivo Franchino. Gragnaniello sbroglia la matassa sta deviando in angolo. Nella ripresa all'11° la punizione è calciata da Cittadino e spizzata da Obeng. La sfera arriva a Foggia che da pochi passi fredda Russo per il colpo dell'1-0. I lucani passati in vantaggio provano a chiudere i giochi con Cittadino. Stop di petto e tira al volo del numero 10 del Melfi. Sfera al lato di qualche metro. La gara sembra incanalarsi lungo i binari migliori per il Melfi, ma al 33° a sorpresa i calabresi trovano il pari. Angolo di Sabato, Saraniti prolunga sul secondo palo e Sicignano appoggia in rete per il classico gol dell'ex. Proprio il difensore della Vibonese al 45° si becca il rosso diretto per un'entrataccia su Vicente. È l'ultima emozione della partita e per il Melfi il solito pari con rammarico. E con l'aiuto della schermata andiamo a ripercorrere i risultati e la classifica dell'ultimo turno di Lega Pro. Andiamo a vedere i risultati: Acragas Mezzina 0-0, Casertana Siracusa 2-0, Cosenza Monopoli 2-1, Fidelisandria Matera 1-0, Foggia Catanzaro 1-0, Fondi Paganese 3-1, Juve Stabia Lecce 2-3, Regina Taranto 2-2, Vibonese Melfi 1-1 e chiude il programma dei match Virtus Francavilla Catania 1-0. Andiamo a vedere la classifica con il trio di squadre al comando a quota 29, con Foggia, Juve Stabia e Lecce che guidano la graduatoria. Matera 26, Cosenza 23, Casertana, Fondi e Virtus Francavilla 20, Monopoli 19, Fidelisandria 16, Catania 15, Acragas, Messina, Siracusa e Vibonese 14, Paganese 13, Melfi, Regina e Taranto 12. Chiude il Catanzaro a 9 punti. E dal girone C di Lega Pro facciamo un balzo al girone H di Serie D, perché ieri si è giocati anche per il 12° turno della quarta serie nazionale, con il Potenza che, falcidiato da infortuni e squalifiche e senza ancora una guida tecnica, ottiene un ottimo pari contro la corazzata Bisceglie grazie all'inzuccata di Ungaro. L'1-1 casalingo col Potenza è frutto di una prestazione tutt'altro che brillante e riapre, piuttosto che rimarginare, la ferita ancora dolorante della beffa di Francavilla. Questa volta non una prodezza degli avversari, come nel caso della punizione di Seccum, ma il clamoroso errore di valutazione del portiere Calandra e la zavorra che ha impedito al collettivo stellato di volare a una sola lunghezza dal primo posto nel girone H. Eppure le premesse per centrare la settima vittoria c'erano tutte, dalla comprensibile rabbia per l'amaro finale della domenica precedente alla crisi tecnica dei rossoblù, guidati in
panchina dal preparatore dei portieri Giuseppe Catalano, in attesa che la contestatissima coppia Vertolomo-Vangone scelga un nuovo tecnico col quale proseguire la stagione per rimpiazzare l'esonerato Egidio Pirozzi. Della squadra imbarazzante che in 35 minuti si è fatta segnare 5 gol da madrepietra, neppure l'ombra. Il Potenza ha mostrato le unghie e nei primi 25 minuti ha fatto la partita, pur senza mai rendersi pericoloso. Il Bisceglie, che al contrario ha approcciato malissimo la contesa, ha cercato di alzare i ritmi nella seconda metà del primo tempo. Imprecise, la torsione di Petta al 26esimo su cross di Montinaro e la conclusione di Lattanzio su servizio di Partipilo al 31esimo. Una velenosa punizione di Montinaro al 34esimo ha trovato la testa di Velardi, che dall'interno dell'area ha mandato il pallone alto. Momenti di paura al 36esimo, scontro aereo fra Picella e Delvino, botta tremenda per il terzino nerazzurro rimasto a terra e per alcuni secondi privo di sensi. Trasportato in ospedale, i successivi accertamenti hanno escluso qualsiasi conseguenza per la salute del giovane calciatore bitontino. Primo timido segnale di vitalità offensiva degli ospiti con un destro a giro di Todino su calcio piazzato al lato. Ripresa aperta dalla girata alta di Montaldi su calcio d'angolo, preludio alla rete che al 58esimo ha sbloccato il risultato. Cross di Montinaro e bolide imprendibile dell'attaccante argentino. La partita è sembrata mettersi in discesa per il team di Nicola Ragno, che per tre volte con l'attivissimo Partipilo ha provato a pungere alla ricerca del raddoppio. Rasoiata sul fondo al 63esimo, tiro cross insidioso al 69esimo, lob senza fortuna al 71esimo. L'incredibile si è materializzato a 12 minuti dal termine. Innocuo e telefonato fendente di Todino, uscita a vuoto e fuori tempo di Calandra, pallone sulla testa di Ungaro che a porta sguarnita ha messo a segno l'1-1. Nei restanti minuti e nei miseri 120 secondi di recupero concessi dall'arbitro, il Bisceglie, psicologicamente devastato, non è neppure riuscito a rendersi pericoloso. C'è qualcosa che non quadra. E torna al successo il Francavilla, espugnando il difficile campo dell'Agropoli grazie alla rete del centrocampista con il vizio del gol Sebastian Gasparini. Il Francavilla riesce nell'impresa di portare a casa 3 punti dalla trasferta campana di Agropoli. Vince di misura in una partita che l'ha vista protagonista sin dai primi minuti di gioco. Al 13esimo con una punizione di Secum su cui Montella si oppone. Poi è Marino che si libera al tiro ma manda alto. Passano pochi minuti e tocca ad Alexic provarci, ma il tiro è centrale per la facile parata di Montella. La risposta di casa arriva al 22esimo, quando Chierillo tenta una conclusione dai 30 metri che va alta sopra la traversa. La rete del vantaggio sinnico è nell'aria e arriva al 33esimo, quando Alexic prova a fare tutto da solo in aria. Salta un po' di uomini e poi tira colpendo il palo. La palla finisce a Gasperini che la mette dentro. Al 42esimo ancora Francavilla pericoloso con Alexic che si invola verso la porta avversaria e mette al centro per Marino che a porta vuota calcia a botta sicura ma si fa respingere la palla sulla linea da Annese. L'azione chiude anche i primi 45 minuti. Nella ripresa la musica non cambia, il Francavilla è padrone del campo e si rifà pericoloso ancora con Marino che di testa da posizione ravvicinata manda ancora al lato. L'Agropoli non riesce a trovare l'azione giusta per pareggiare e ci prova al 24esimo con il neoentrato Rekic che prova un tiro da posizione defilata ma Gravagnone è attento ed alza sulla traversa. Forse in finale dei padroni di casa che ci provano con una punizione che va alta e qualche palla messa in aria che non trova nessuna deviazione vincente. Finisce 1-0 per il Francavilla che ritorna alla vittoria in campionato. Crolla invece la Vulture del mister Pampasosa che cade sotto i colpi del Manfredonia in difficoltà tra le mura amiche del Corona. Inutile il settimo sigillo del capocannoniere del Girone H, Luciano Rabbeni. L'azione del Rio Nero sulla fascia destra con l'ex del Potenza De Stefano che serve Rabbeni, il cui tiro deviato da un difensore va a infilarsi alla sinistra del portiere Tarolli all'incrocio dei pali per il vantaggio del Rio Nero. Vantaggio che però dura fino al 27esimo quando su calcio d'angolo Pozzi, da appena dentro l'area, mette il pallone alle spalle di Landi. Poi al 33esimo viene atterrato in area Serritella e calcio di rigore per il Rio Nero. Carica della battuta Rabbeni e poteva essere l'occasione propizia perché il Rio Nero si potesse portare in vantaggio sul 2-1. La ripresa giunge il 2-1 di Molenda su un cross alla sinistra di Coccia, bellissimo tiro a volo di Molenda che non lascia scampo a Landi. Il Manfredonia sigilla il successo con il 3-1, c'è un pallone in area
tenta la rovesciata a Bozzi, fallo di Carrieri e l'arbitro concede al Manfredonia il calcio di rigore. Sul dischetto si porta il centravanti, anzi trequartista, l'uomo di maggiore esperienza nell'attacco del Manfredonia, cioè la porta, che non lascia scampo al portierino Landi e mette il sigillo della vittoria finale per la formazione in maglia celeste. Buon punto invece per il Picerno, che blocca la capolista Trastevere al Curcio sullo 0-0, pari a reti inviolate, che allunga così la miniserie positiva di risultati dei melandrini. È un punto d'oro quello conquistato dal Picerno, che riesce a fermare su nulla di fatto la capolista Trastevere e contemporaneamente fa salire a 4 la striscia di risultati utili e a 3 le gare senza gol al passivo. Un punto importantissimo perché nell'ultimo quarto d'ora i melandrini hanno dovuto giocare con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Esposito. Dopo pochi minuti Arleo è costretto ad operare il primo cambio. Giannotta poggia male il piede e la caviglia gli si gira. Al suo posto entra la Gioia. Il primo acuto del match è di marca locale. Al nono calcio di punizione di De Cristofaro. In Pagliazzo fa da ponte per Tedesco che incorna. Ma Ceccucci blocca sulla linea proprio mentre i tifosi di casa stanno gridando al gol. La partita è piuttosto equilibrata. In una delle poche sbavature della difesa melandrina si inserisce Massella, che servito da una spizzata di Tagliarol scappa via a Conti ed Impagliazzo e calcia da buona posizione, ma Ioime è attento. Ultimo squillo della frazione alla 45esimo, quando Vendetti dal limite riceve palla da Tagliarol ma conclude a lato. Il secondo tempo ricalca a grandi linee la prima frazione. Al decimo i capitolini vanno vicini al vantaggio. Tagliarol appoggia per Fatati, che fa partire un diagonale che chiama Ioime alla deviazione in angolo. Il Picerno risponde con Esposito al 19esimo. Il furetto napoletano elude l'intervento dei difensori laziali e spara a rete. Ceccucci si disimpegna in due tempi. Col passare dei minuti gli ospiti crescono anche in virtù del cartellino rosso ad Esposito al 31esimo, che costringe i melandrini a giocare in inferiorità numerica. Al 34esimo il portiere di casa è strepitoso quando blocca a terra un radente dal limite di Vendetti. Altro spavento al 38esimo, quando Fatati dalla destra mette in mezzo una palla nel cuore dell'area. Tagliarol, lasciato colpevolmente solo, manda alto. L'ultimo sussulto è di marca picernese al 45esimo. San Giacomo recupera palla a metà campo, vede Ceccucci fuori dai pali e prova ad infilarlo con un pallonetto, ma ne esce un tiro sbilenco. Finisce 0-0, un punto d'oro sottolineato anche dagli applausi del pubblico. E con l'aiuto della schermata andiamo a vedere i risultati e la classifica del girone H di Serie D, partendo da Agropoli Francavilla 0-1, AZ Picerno Trastevere 0-0, Bisceglie Potenza 1-1, Città di Ciampino Herculaneum 2-2, Gelbison Gravina 0-0, Madre Pietra Daunia San Severo 0-1, Nardò Cinzia 1-0, Nocerina Anzio 2-0, Vultur Manfredonia 1-3. La classifica guida sempre il Trastevere a quota 24 punti, segue il Gravina 23, Bisceglie, Gelbison e Nocerina 21, Nardò 19, Potenza 18, Herculaneum e Manfredonia 17, Francavilla e San Severo 15, Anzio 14, Vultur 13, AZ Picerno 12, Agropoli 11, Città di Ciampino 9, Madre Pietra Daunia 8 e chiude il Cinzia a 6 punti. E dalle competizioni nazionali facciamo ritorno nei nostri confini, e sempre passando appunto al massimo campionato regionale, quello di eccellenza, e sempre grazie all'aiuto della schermata andiamo a ripercorrere i risultati e classifica del massimo campionato regionale. Alto Bradano Lavello 1-1, Brienza Calcio Angelo Cristofaro 2-2, Latronico Murese 1-0, Moliterno Vitalba 1-1, Pomarico Real Tolve 1-2, Real Metapontino Grumentum Valdagri 0-1, Real Senise Soccer
Inter Lagonegro 0-0, Sporting Matera, Corleto Perticara 1-1. La classifica comanda il Soccer Lagonegro a 26 punti, segue il Real Senise 25, Angelo Cristofaro 24, Real Metapontino 22, Real Tolve 18, Grumentum Valdagri e Murese 17, Latronico e Lavello 15, Moliterno 12, Alto Bradano 11, Sporting Matera 10, Corleto Perticara e Vitalba 8, Brienza Calcio 5 e chiude il Pomarico a 4 punti. E andiamo a vedere cosa hanno combinato anche le formazioni di promozione nell'ultimo turno del campionato. Avigliano Rionero 4-0, Bella Anzi 4-3, Ferrandina Rotunda Maris 1-0, Fides Scalera Tursi 2-1, Miglionico Oraziana Venosa 1-2, Rotonda Candida Melfi 4-3, Salandria Realatella 3-0. E passiamo alla classifica guidata al comando dalla Fides Scalera insieme in comitato con lo Sporting Pignola a quota 27 punti, seguono Oraziana Venosa 25, Ferrandina e Rotonda 23, Candida Melfi 21, Rotunda Maris 19, Tursi 16, Paternicum 15, Anzi 11, Bella e Realatella 10, Avigliano Calcio 8, Salandra 7, Rionero e Miglionico a quota 3 punti. E chiudiamo l'ampia pagina dedicata al calcio proiettandoci sotto rete e passando al volley, perché ci prende gusto la rinascita a Lagonegro dopo la prima storica vittoria in Serie A2 di domenica scorsa. I Valnocini vistano il successo anche contro il Club Italia. Una vittoria che scalda il cuore e la classifica. Arriva la tanto ricercata vittoria casalinga per la formazione del presidente Carlo Magno, che davanti al tutto esaurito del Palo Alberti dà miglior prova di sé e mette in sacco tre importantissimi punti. In avvio di match la Basi Grafica a fare la voce grossa, tenendo uno scarto di tre lunghezze che nella parte centrale del match si riduce al minimo fino al pareggio del 15° punto. Ci pensano poi Boscaini e Kvalen a frenare l'attacco degli ospiti, che nonostante siano trascinati da una buona prestazione di Russo, soprattutto a muro, trovano il vantaggio sul 16-18. Inizia poi sul filo dell'equilibrio il secondo set, ma ancora una volta sono i lagonegresi a trovare il primo break. Sugli scudi ancora una volta c'è Kvalen, ma anche Galabino e il reparto dei centrali si fanno sentire. Proprio nel finale il norvegese a fissare il punteggio sul 20-25 con uno score personale di 8 punti. Nel terzo periodo si gioca punto a punto fino al 4 pari, quando Giosa e compagni mettono in mostra la buona vena realizzatrice del solito Galabinov ed il parziale inizia ad incrementare 6-13. In seguito la Basi Grafica accelera, fa la bella schiera da Silva e sul 18-10 ormai la partita sembra prendere un'unica direzione. Sul 20-13 è tempo nuovamente di cambi, si vedono i due beniamini del tifo biancorosso, Boesso e Gabriele, che non si fanno trovare impreparati e firmano rispettivamente il 23° e il 25° punto. E restiamo in orbita a pallavolo, seconda importantissima vittoria per la giocoleria Virtus Potenza, il sestetto di coach Marano con il 3-0 di ieri sul fanalino di coda Conad Lamezia rompe così la serie negativa e migliora notevolmente la sua classifica. E concludiamo facendo un balzo sul parquet, passando al basket, perché l'Olimpia Matera indossa il suo miglior vestito e supera la capolista Bisceglie con il tabellone che recita 98-83 finale davanti ad un Palasassi davvero gremito e motivato a spingere la squadra verso il successo. Il roster di coach Roberto Miriello costruisce un successo importantissimo. E con quest'ultima notizia si conclude il nostro ampio approfondimento inerente a tutte le discipline sportive lucane, rimandando l'appuntamento come sempre alla prossima edizione del TG. Grazie mille per essere stati con noi e buon proseguimento con la programmazione della Nuova TV. Sull'Italia continuano a soffiare correnti sudorientali che si presentano instabili sulle zone ioniche e sull'estremo nord-ovest, dove insisteranno per più giorni. Per il momento non si intravedono grosse variazioni delle importanti figure bariche, con la bassa pressione ad ovest dall'Europa e l'alta pressione sulle regioni orientali europee.
La nostra regione vedrà un tempo piuttosto variabile, con maggiori schiarite e maggiore presenza di sole sulle zone tirreniche e su gran parte del Potentino e una nuvolosità più diffusa sulle zone orientali, specie su quelle ioniche dove sono previste piogge e locali temporali. Dalla sera la tendenza è verso un graduale miglioramento anche su queste zone. Le temperature rimarranno ovunque superiori alle medie di diversi gradi e saranno in genere stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi. Potenza 7 le minime, 15 le massime, Matera 12 le minime e 16 gradi le massime. I venti continueranno a provenire da sud-sud-est e saranno più sostenuti sulle zone ioniche, dove il mare sarà ancora mosso. Il Mar Tirreno invece sarà quasi calmo o poco mosso. Previsioni per domani: a parte un graduale miglioramento che interverrà sulle zone ioniche e su quelle orientali del Materano, il clima rimarrà gradevole su tutta la regione grazie alla presenza dei venti meridionali che dovrebbero insistere per più giorni sulla nostra regione. Un debole peggioramento da ovest potrebbe intervenire a metà settimana.